arrivati a Zoom In, una realtà in crescita con un utile da fare invidia agli istituti di credito più blasonati a livello nazionale, così che si presenta la BCC abruzzese di Cappelle sul Tavo, che si appresta al rinnovo delle cariche direttive previsto tra 3 giorni, il 26 di aprile a Montesilvano. E per questo ringrazio per aver accettato il nostro invito. È qui con noi il presidente Michele Borgia, grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Allora, in apertura parliamo un po' della prossima scadenza, intanto tra 3 giorni, quella del 26 aprile appunto. È una scadenza molto importante che caratterizza tutto il mondo delle banche di credito cooperativo. Sono le uniche forme residue di banche con democrazia diretta, perché c'è un presupposto fondamentale, che è quello del voto capitario, per cui tutti i soci, a prescindere dalla quota di capitale sottoscritta, hanno diritto ad un voto, e quindi questo consente alla base sociale di potersi esprimere con la massima autorevolezza, potendo indicare anche le persone che si ritengono più idonee a governare la banca, anche con un processo evolutivo che può prevedere cambiamenti parziali o totali, e quindi questo rinnovamento continuo consente alle banche di credito cooperativo, come anche alla BCC abruzzese, di avere una governance al passo coi tempi. Ecco, ci sono voluti degli anni per fare questo, quasi 6 anni possiamo dire, con un percorso fatto da tanti ostacoli. Quali sono stati? Sicuramente l'ostacolo più importante è stato quello dell'inizio della crisi, che ha coinciso temporalmente con l'avvio di questa esperienza. Noi siamo stati eletti come consiglio nel 2009, anno in cui finivano i tempi buoni e si cominciavano i tempi delle vacche magre. E in quel momento la banca era al decimo posto, l'ultimo posto della graduatoria delle banche abruzzesi, secondo Milano Finanza. È stato un percorso non privo di ostacoli, perché la crisi poi ha fatto sentire tutti i suoi colpi, e molte delle imprese storiche con cui la banca aveva buoni rapporti sono andate in difficoltà. E quindi c'è stata una particolare concentrazione da parte di tutto il personale e del consiglio di amministrazione per cercare sempre di fronteggiare queste evenienze negative che la crisi ogni giorno proponeva. Devo dire che i risultati ad oggi sono particolarmente brillanti, e mi permetto di confermare quanto diceva lei poc'anzi anche rispetto alle banche nazionali. Se si considera che l'Unicredit è più di 1000 volte più grande della BCC abruzzese, un risultato di 1 milione di euro significherebbe un risultato di 1 miliardo di euro da parte di Unicredit. Unicredit ha chiuso invece con una pesante perdita agli ultimi esercizi, e questo ha portato anche ad un importante abbassamento del capitale, che è capitale di vigilanza, che è uno dei primi presidi a rischio. Il nostro capitale interno invece è cresciuto, proprio perché dopo il primo anno di perdita d'esercizio siamo riusciti pian piano a risalire la china, facendo molti sacrifici e ottenendo però poi risultati, in buona parte dei risultati che ci aspettavamo di realizzare. Gli ostacoli quali sono stati, più che altro? Guardi, in un momento di crisi senza precedenti come quello attuale, l'ostacolo più grande è quello di non poter dare all'operatività corrente, cioè alla ricerca di nuovi e al sostegno, alla ricerca di nuovi clienti, al sostegno dell'economia reale, tutto lo spazio che si vorrebbe, anche se poi noi ci siamo spesi molto per non fare mai mancare il nostro supporto. E abbiamo aumentato la capacità di ascolto nei confronti dei clienti, abbiamo precisato alcuni prodotti per renderli più adatti alle esigenze della clientela, per esempio credito sprint per gli artigiani, il prodotto abito per l'acquisto casa delle famiglie, un prodotto specifico per le ristrutturazioni al fine di beneficiare degli ecobonus, quindi un'attività di focalizzazione specifica. Non le nascondo, le dicevo che il mare di contenzioso che è susseguito al deterioramento del credito, soprattutto con alcuni clienti, buoni clienti del passato, ha tolto tempo all'attività amministrativa, ha tolto concentrazione, per non parlare dei costi che sono
ovviamente saliti vertiginosamente proprio in virtù di questa escalation del deterioramento qualitativo del credito, che comunque rimane contenuto, sotto controllo, assolutamente monitorato e blindato entro i limiti che ci siamo imposti di garantire. Parliamo un attimo delle prospettive. Quali sono quelle per l'immediato futuro? Innanzitutto, da un punto di vista dell'articolazione territoriale, noi abbiamo già in animo di aprire uno sportello a Pescara. Chiaramente, se parliamo di una banca di credito cooperativo, la cosa più importante è evitare percorsi, voli pindarici che possano vedere la banca magari poi farsi molto male, perché la prudenza e la moderazione in momenti di crisi sono lo strumento più solido per fronteggiare le difficoltà e cercare di superarle. Noi stiamo facendo una politica di passi non piccoli, però sicuramente equilibrati. Abbiamo realizzato la nuova sede a Cappelle sul Tavo e, come dicevo poc'anzi, stiamo completando, a giorni sarà pronto, una nuova struttura, un punto vendita che nascerà da prima come ufficio di rappresentanza ed è destinato a diventare una filiale nel cuore pulsante della città di Pescara, in via Fabrizi. Questo ci permetterà di svolgere un'azione dinamica anche andando a coprire tutta una parte della città di Pescara desertificata a livello bancario, perché si sono già chiusi 16 sportelli da parte di altri istituti, altri ancora sono in procinto di chiudersi e noi vogliamo cercare invece di mantenere i presidi, offrendo una risposta bancaria anche a coloro che magari per la chiusura dello sportello di riferimento hanno perso quel punto di approdo che consentiva loro di avere immediatamente soddisfazione per le proprie esigenze di natura finanziaria e bancaria. Ecco, per quanto riguarda la risposta bancaria, quali sono i servizi più importanti rivolti ai clienti? Allora, fra quelli innovativi, come dicevo poc'anzi, noi abbiamo proprio in virtù del frazionamento del rischio che abbiamo deciso di adottare, cercare di dare a più persone, non tante risorse, non concentrare a pochi i finanziamenti. Proprio per garantire questo percorso abbiamo creato prodotti specifici. Il prodotto specifico per eccellenza che abbiamo voluto e stiamo sostenendo è un prodotto che tende a dare all'edilizia locale, soprattutto quella che si riferisce alla vendita di appartamenti ai privati, quindi andiamo a finanziare le famiglie acquirenti sostanzialmente, la possibilità di accedere a costi contenuti al mutuo casa, al fine di rendere le rate di mutuo assolutamente paragonabili, se non più convenienti, al canone di locazione che altrimenti dovrebbe essere pagato dalla famiglia per andare in affitto sostanzialmente. Sì. Ma anche per coloro che sono già proprietari di una casa d'abitazione, come dicevo poc'anzi, abbiamo cercato di confezionare un prodotto che fosse nelle condizioni, mettesse le famiglie nelle condizioni di ristrutturare casa, quindi migliorare la qualità della vita, l'impatto ecoambientale che la gestione dell'immobile ha, perché chiaramente un termosifone sparato ha comunque effetti ecologici non positivi. Invece un'azione di contenimento della dispersione termica può evitare anche questi effetti perversi, collegato agli ecobonus. Le famiglie comprano la ristrutturazione e con i vantaggi fiscali spalmati nell'arco di qualche anno riescono a recuperare più del 50% del costo del finanziamento, compresa la sorte capitale. Questa è una cosa molto positiva che ci fregiamo di aver sollecitato anche con buone risposte. Per quanto riguarda i settori che abbiamo privilegiato, abbiamo confezionato prodotti specifici soprattutto con riferimento alle aziende esportatrici e ancora di più con le aziende appartenenti al settore agroalimentare, che sono quelle che in questo momento mostrano maggiori potenzialità di crescita e di sviluppo, perché sono soprattutto impegnate nelle esportazioni. E in questi contesti assistiamo ad una crescita lineare delle loro produzioni e quindi della capacità di indebitarsi, a cui noi diamo seguito con un aumento altrettanto importante della disponibilità a sostenere i processi di crescita di cui queste aziende hanno bisogno. Anche da questo punto di vista devo dire che l'azione di accompagnamento alle imprese agroalimentari ci ha dato particolarmente ragione, perché ci sono
imprese del settore enogastronomico che stanno andando particolarmente bene, che hanno già venduto lo stock di magazzino dell'anno in corso e anche quello che debbono costituire l'anno prossimo. Quindi è il settore trainante anche per creare base occupazionale. Questo ci fa molto piacere e intendiamo dare ancora una spinta. Ultimo settore su cui vorremmo provare, se si verificheranno e si creeranno come sembra le condizioni, è quello turistico-balneare, perché c'è un'iniziativa molto importante che ricade proprio sui territori di competenza della Banca di Credito Cooperativo ed è un'iniziativa che tende a riqualificare non soltanto il tratto di costa prospiciente verso il mare, ma anche quello immediatamente adiacente agli accessi alle spiagge, con finanza privata, quindi con costi che sono a totale carico o a quasi totale carico degli operatori economici che hanno interesse a riqualificare questa ristretta fascia di appunto, territorio demaniale, con ricadute molto positive sull'indotto sia per quanto riguarda le opere da realizzare sia per quanto riguarda il miglioramento complessivo della capacità di polarizzare flussi migratori, flussi turistici, chiedo scusa, migratori auspicabilmente perché provenienti da altre regioni, verso i nostri territori di competenza, Pescara, Montesilvano, Francavilla. Questo credo che sia un modello di riferimento, si utilizzerà lo strumento del project financing e questo ci consentirà di intervenire sui singoli operatori con il finanziamento pro capite per 100.000 euro di 250 balneatori che porteranno ad un investimento complessivo, se il progetto come sembra andrà avanti, di 25 milioni di euro. È un progetto ambizioso, ma che ritengo assolutamente, mi sembra un obbligo sociale quello di accompagnarlo, perché può dare veramente un respiro economico molto importante a tutta la collettività di riferimento. Importante, importantissimo, se si riuscirà a fare, così come ha detto lei prima, e se si riuscirà a fare, quali saranno i tempi secondo lei? Guardi, nel project financing, che può essere iniziativa privata, iniziativa pubblica, si intende andare per iniziativa privata, c'è un piano delle opere che le tre istituzioni comunali dovranno approvare entro giugno, e i privati, una volta costituita la società veicolo che dovrà poi realizzare questa struttura, le strutture previste dal progetto, potranno candidare il progetto stesso. Entro un paio di mesi, entro 60 giorni, ci può essere la proposta, la formulazione di proposte alternative da parte di altri soggetti che abbiano costituito altre società veicolo, però essendo di fronte a un progetto diffuso numericamente fra moltissimi operatori, io ritengo difficile che ci possano essere altre candidature, per cui se tutto dovesse andare bene e se gli aspetti burocratici non diventeranno eccessivamente, non rallenteranno eccessivamente il cammino di questo percorso, io credo che per l'autunno si potrà andare anche ad una nostra delibera di finanziamento e per inizio anno nuovo all'avvio dei lavori. Bene, lo spazio a nostra disposizione è terminato, praticamente è volato, devo dire. Io la ringrazio per essere stato con noi. Noi abbiamo fatto quindi, così come dal titolo di questo zoom in, il punto appunto sulla BCC abruzzese. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento.